Salve a tutti ragazzi, bentornati da Ciccio Savo, siamo tornati su Castlevania finalmente. Oggi metto anche la webcam perché mi devo vantare del mio nuovo set di microfoni. Quindi vedrete il vostro Ciccio Savo in un episodio mai visto, in 20 minuti circa, anche mezz'ora di parlata continua e continua webcam in faccia, quindi potrei dire cavolate. Continuiamo ragazzi, l'ultimo episodio non l'avete guardato, mi farebbe un sacco piacere se ve lo recuperate magari chi sta seguendo Castlevania, perché ci stiamo avvicinando pian piano alla fine. Questo è uno dei livelli che concludono una parte di storia, stiamo per affrontare la foresta delle ossa e andremo a parlare direttamente con Baba Yaga. Eccoci, abbiamo sconfitto Carmilla, signora dei vampiri, e ci stiamo per avventurare in questa foresta maledetta alla ricerca della strega Baba Yaga. Conoscerete, qualcuno spero conosca la storia di Baba Yaga, che è una strega della mitologia russa, mi pare, insomma, dei paesi slavi, di quella zona lì. Semplicemente mangiava i bambini, ecco, non c'è niente in più, mangiava i bambini. Comunque, non mi ricordo assolutamente niente delle ultime parti di gioco, le prime parti le ricordavo a menadito, quindi sapevo anche come muovermi più o meno. Qua sto veramente quasi cieco. Spalle del Serafino. Ah, è vero, abbiamo conquistato le nostre ali. E qui ci spiegano insomma il perché. Essendo una dei fondatori, Carmilla ha ricevuto queste spalle magiche entrando dall'ordine. Bla 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 bla. Chiudi il diario. Ok. Adesso abbiamo il doppio salto. A proposito, dovrei andarmi a recuperare... Vabbè, lo faccio dopo. Dovrei andarmi a recuperare un'arca che era pensata addirittura al livello dove, nella foresta di Pan, proprio all'inizio, che mi ricordo c'era quest'arca dove non ci si poteva arrivare senza il doppio salto. Adesso che ce l'abbiamo dobbiamo tornarci assolutamente. Però abbiamo anche avuto modo di parlare con Pan, che ci ha un po' spronato ad andare avanti, credo io, insomma. La sua funzione è quella di guida per Gabriel, anche se in realtà... mitologicamente Pan non è proprio un dio buono, si fa un po' i cazzi suoi per essere un po' rozzo. Devo continuare forse là dove fai lo scattino, da queste parti. Sì, senza le spalle di Serafino non potremmo farlo. Ovviamente ogni volta che prendi gadget nuovi devono farti fare la prova del gadget nuovo, quindi verranno utilizzati a manetta queste spalle. E certo, qui dobbiamo combinare stivali e ali. Allè. Molto bravo Ciccio, molto bravo. Goblin? Vedo, questa è proprio una zona da goblin. Ma non credo, perché siamo nella foresta delle ossa. Perciò dalla musica mi aspetto teschi o robe varie. Ecco, prepara la croce, va. Direttamente i non morti. Ma direttamente i non morti, guardalo là. Con quale taglio di capelli? Cioè, i capelli che sono un disastro io. Ehi! Sembrano quelli del Trono di Spade. Bravo, dattene. Ma come? No! Mi ha tirato la testa, dai! Guarda, tocca combattere solo con le teste adesso. Cosa? Mi ha afferrato. Volevi, eh? Vai. Ah, li vedo. Stanno sottoterra sti maledetti. Maledetti, non l'avevo ancora detto. Aia. Dai, fammi prendere quello. È una parola troppo ricorrente nei miei video, soprattutto su Doom. Che ha fatto? Cosa ha fatto? Comunque, questi non morti non mi piacciono manco un po'. Sto fatto che si tolgono la testa. Dai, venite fuori però. Da dove è sbucato? Non l'ho manco visto. Dai. Comunque Doom, ragazzi, è veramente un bel gioco. C'ho niente da ridire. Cioè, potranno dire quello che gli pare sul multiplayer, su cui voglio portare qualche episodio sicuramente. Perché ovviamente rispetto al single player c'ha delle lacune infinite, perché l'hanno fatto veramente troppo simile ai vari Call of Duty Battlefield. Nel senso che, come avrete visto, più andiamo avanti e più il nostro Doom Guy raccoglie armi, no? Quindi abbiamo un arsenale molto molto vasto. Quasi, che ne so, da 10 armi, 8 armi, quante sono, non mi ricordo.
Nel multiplayer te ne fanno scegliere solo due, puoi andare in giro solo con due. E essendo concepito, insomma, Doom come un FPS arena, capite che comunque ti rovina l'esperienza online, perché non hai molta scelta di armamento. Quindi, per esempio, no? La critica che faccio io, che mi fa arrabbiare tantissimo, e se registro i video mi arrabbierò tantissimo, è il fatto che alcune persone giochino prettamente di lanciarazzi. Lanciarazzi, avrete capito, insomma, che fa più danni di qualsiasi arma, e non serve per forza prendere direttamente l'avversario con lanciarazzi, basta prendere vicino e che comunque un po' di danno, anzi senza un po', cioè fa parecchio danno, troll, lo fa uguale. Quindi ti trovi a combattere con queste persone che sinceramente mi stanno sulle palle, ecco, perché io sto lì, non mi piego al fatto di dover per forza utilizzare il lanciarazzi per combatterli. Quindi uso, io ho sempre il set fucile al plasma e doppietta, perché la doppietta è tipo l'arma OP del gioco da vicino, cioè dal corto raggio è quella che toglie di più. E poi arrivano questi con lanciarazzo che ovviamente te sbatacchiano di qua e di là. Facciamo sto salto. Penso di dover andare sotto, magari c'è... No, dovevo andare sopra. Dovevo andare sopra. Sì, sì, è molto bello, molto pittoresco. Devo arrivare là. Se non c'è una sequenza di cosi qui, dei paletti come aggrapparsi, c'è. È l'ultimo. Ok. Sono arrivato direttamente. No! E ciupa ciupa capra. Ciupa ciupa capra. Brutto figlio. L'ho appena prese le ali, non c'ho più un cazzo. Mi ha rubato tutto. Guarda, guardalo che lezzo che è. Cavalierino. Hai qualcosa che io voglio. Spero non sia la pergamena, perché se è la pergamena mi arrabbio. Non è una pergamena, è una gemma. E ci abbiamo la vita in più. Eccolo. Ah, ho beccato il posto giusto. Vabbè, dai, il troll si batte easy. Come l'ho detto, lasciami. No, non saltare, non saltare, che ci frega. Perché è saltato? A parte, perché è saltato? Perché io sto giocando troppi giochi diversi. Ho installato addirittura, ho reinstallato The Witcher 3. Già disinstallato, ci ho fatto una partita al volo. Cioè, in realtà, perché dovrei fare il DLC, quello nuovo. Dovrei prendere il DLC, quello nuovo che è uscito. E quindi l'ho voluto riprendere un attimo, ma poi causa problemi tecnici, perché non so, con le ultime patch che hanno fatto non gira più bene come prima. C'ha un sacco di, come si dice in termine tecnico, non mi ricordo il termine tecnico, è quando praticamente frizza il gioco, che non hai cali di FPS, ma c'è proprio dei freeze fastidiosissimi, soprattutto in città. Qui stiamo spaccando. Pokerello, dai, rompi. Rompi! Ah, prendilo! Fammelo prendere! Vabbè, si è rianimato questo. Ah, no, ok, perfetto. Dammi tutto! L'ho tirato una piedra e rimbalzata, bellissimo. Ok, ho preso i miei poteri, adesso possiamo rifare tutto. Però, musica! Calmiamoci, sono tornato qua. Sono tornato qua, quindi possiamo riprovare a fare il salto. Possiamo provare ad andare su stavolta invece che giù. Sì, ci arriva, e come? Per prendere. Ah, ok. Morti! Non morti! Eccolo, cavaliere, che c'hai? Cavaliere e gemma, per forza. Gemma rossa. L'ho presa la testa? Dove sta mirando? Cosa? Devo starlo dire. Oh, non posso levare le mani dal joystick. Non voglio. Non voglio starlo dire. Levati. Stropicci l'armatura.
Mi riuccidi? Dove sta mirando il personaggio? Allora? Rinviato. Porca troia, oh. Dai, dai, ce la possiamo fare. Sto attivando cose che non devo attivare. Io volevo solo... Ma smettete, ma me ne prese. Io volevo prendere, ecco, l'acqua santa, per esempio, no? Se io buttassi così. Ah, purifico proprio, purifico con l'acqua santa, vai. Vai. Due ce ne siamo tolti, forse anche tre. Anche tre. Perché rimangono storditi un sacco. Per nostra fortuna. Allora, il meccanismo di queste teste che... che continuano a svolazzare qua e là senza motivo. Ah, ma continuano, cioè tipo gli ricresce la testa, ma che cazzo vuol dire? Mi sembrava infatti che non finivano mai. Ecco. Vabbè, abbiamo rimediato la... la gemma rossa, meglio di niente. Messaggi intanto. Troppo lontano il telefono. Troppo lontano. Come faccio a scendere? Devo riandare di là? Che pizza, oh. Ai. Ok. Vai. Metti, appoggia i piedi, Gabriele. Ah, non potevi, giustamente. Quanti giri, eh? Le palafitte. No, le palafitte sono quelle. Sull'acqua. Che dici, che dici? È la telecamera, mi rende nervoso. Non sono abituato a fare i walkthrough con la telecamera. Ci siamo. Probabilmente la pergamena mi parlerebbe di Baba Yaga. Ma io, siccome già lo so, mi avvicino piano piano e vi faccio questa bella inquadratura molto cinematic, fighissima. Ci avviciniamo piano piano. E si continua. Lost your way? Oh, lost your way? Master told Baba you would come. Who is your master? The king, of course. The king of the angels. Lost your way, then? Baba can help. Baba knows the path. Where is it? Where must I go? Only in the music box. Can blue rose grow? Baba wants to be young and pretty again. Bring Baba blue rose. Baba will show you the way to the land of the dead. Baba shrink you small enough to enter the box. Inside you must pass the test and bring Baba rose back. Baba will be young again. Oh, yes! Box locked. Scarecrows took keys. Oh, bad scarecrows. Keys of three. Bring me three and you will see. Baba glad to set you free. Find keys and bring to Baba. Baba not lie to you. Three keys. Go no further without the keys. I will get them for you, but you must promise to help me. Yes, yes, promise I will. Keys first. Go, go! E niente ragazzi, Giurin Giurello con Baba Yaga, avete visto, è un po' diversa insomma dalla leggenda, è un po' più svampita, un po' più, come dire, un po' più buona sinceramente. Lei vuole,
come ha detto, vuole ridiventare giovane. Gli serve la rosa blu che è contenuta in quel carillon. E per aprire il carillon dobbiamo recuperare le tre chiavi. Ah, questo pezzo è un enigma. No, taglio tantissimo perché questi pezzi, no. Lascio le battaglie che mi ricordo c'è stato un avversario nuovo da ste parti. Ma è enigmatico sto livello, bisogna utilizzare i corvi. È pallosissimo da vedere. Ecco, tipo adesso mi sa che sì, c'è il nemico nuovo. non mi ricordo niente, non mi ricordo nulla. C'è il vuoto cosmico. Però devi stare un po' calmo, eh. Con tutte le mandragorette che sono scappate, giustamente. Ok, non sembra pericoloso. No, ma... ma devo stare zitto io. Ecco. Quando si mettono così è pericoloso. Ovviamente questa, siccome è la prima volta che ci combattete, te la fanno sembrare iperepica. Cosa ha fatto? Cosa sta facendo? Signore, cosa sta facendo? Si faccia comprendere. Ha fatto degli attacchi che non ho compreso. Non è servito a niente. Preso. Attenzione, combinazione di tasti. Decapitato. Oh, e vai. Questo è uno spaventapasseri, ve l'anticipo io. E c'ha un pezzo di chiavi. Bisogna recuperarle. Bisogna recuperarle tutte e tre. Perciò avremo parecchio da fare qua. In più ci sono sti cacchio dei corvi. Perché per attivarli, a questo punto credo, per attivare gli spaventapasseri occorrono i corvi. E io ogni volta devo muovere lo stecchetto giù sulla, alla base di sto pilastrello qua di legno, per far muovere i fottuti corvi. E infatti là mi sa che c'è l'altro spaventapasseri, credo. Proviamo. Basta mandragore, basta. Voi rompete le zebedrosis e basta. È arrivato un altro stormo e si è appollaiato là. Quindi magari, eh no, se io scuoto da sta parte arrivano di qua. Fermi tutti. È inutile. Allora lo spaventapasseri, eccolo. Ma non si attiva se io non ci mando prima i corvi. Perciò proviamo ad andare a prendere quelli lassù. Qui rompiamo. E dai, mi fate fare una cosa in santa pace. Ah, giustamente se faccio questo non mi attacca. No, il cazzo, mi attaccano, dai. Quanto devo fare? Oh, mi stanno a prosciugare. Mori. Allora, si muovono in giù questi però. E c'è un cavaliere là. Dove vanno? Là. Se vanno là, praticamente secondo me era che se uno stormo occupa un trapezio, un paletto, l'altro stormo lo supera e va a quello dopo. Perciò se io faccio trovare, sì, se io gli faccio trovare i corvi questi qua sul paletto di sinistra, se lo guardo dritto, loro teoricamente dovrebbero andare prima qui e poi diretti verso lo spaventapasseri. Perciò se io rimandassi questi di là, una volta che li ho portati qua, loro fanno così e poi se ne vanno a destra. Esatto. Bene. Sì, sì, sì. Non piace condividere i pali. Lo so, lo so. Vai, attiviamo anche l'altro, il secondo spaventapasseri, che ci dropperà la seconda chiave. Speriamo. Credo di sì. Di nuovo l'animazione. Tutto va a fuoco. Sei veramente gagliardo.
Ogni scontro è una battaglia, no? No. Forse dovrei provare qualcosa di più drastico. Ah, ecco che fa quella mossa. Cosa? Cosa? Sta provando. Maledetto, volevi, Lezzino. Ultimamente mi sono messo a guardare un paio di video di Zeb89. Fa le recensioni dei giochi più brutti che riesce a trovare su Steam. Veramente brutti. Mi fa crepare letteralmente. È riuscito anche a terminare una partita a Monstrum, che non so se qualcuno di voi conosce. È un gioco che io non porterò mai, ragazzi, perché mi fa troppa paura. E praticamente è ambientato tutto su una nave a largo dell'oceano. E sporadicamente a partita spawna un tipo di mostro al quale bisogna sfuggire. E per sfuggire dalla nave ci sono tre modi: c'è o l'elicottero, o la barca, o il sottomarino. Però tutti i corvi sono volati altrove. Però tutti gli oggetti sono rotti. E quindi nella nave randomicamente spawnano ulteriori oggetti. Che possono essere, che ne so, chiavi inglesi, pompe, bombole, insomma cose che servono ognuna per un oggetto, cioè per uno dei tre mezzi per scappare. E lui è riuscito ad andare via con l'elicottero. È stato un gameplay tipo da 40 minuti, una cosa del genere, con i tagli, e ce l'ha fatta. GG per Zeb89. Allora, ci siamo? Ci siamo, perché se io faccio di questo, loro vedono che ci sta lo stormino lì. Eh no, vanno su questo. Non credo ci sia problema, perché io faccio di questo, loro vedono quello e se ne vanno a destra. Vero? Bastardi sono volati a sinistra. Adesso qua mi dice di rompere. Noi rompiamo. Siamo già a quel tempo lì. Vabbè, avrò fatto i tagli, spero, perché a me piace, insomma, portare contenuto di questo tipo, portare gameplay walkthrough che durano, episodi che durano molto, soprattutto d'estate, ragazzi, che ho deciso, insomma, di fare 3 episodi a settimana. È arrivato un terzo stormo di corvi. Lo ricordavo un po' più difficile, sinceramente, sto enigma dei corvi. Adesso semplicemente io devo far sì che loro trovino tutti i paletti occupati, tipo in questo momento. E teoricamente loro si vanno a posare sullo spaventapasseri. Eh no, mi tornano qua. Se mi tornano qua, come faccio? Ve lo dico io come si fa. No, è easy. Allora, questi li mandiamo al trapezio davanti, al paletto davanti. Sono andati al paletto davanti. Non mi fa vedere la telecamera. Lui che c'ha? Pergamena. Sì. Allora, ok. Poi, se vengono le mandragole vuol dire che sto facendo le cose giuste. Loro vanno diretti su quello là, e gli altri vanno prima qua. Poi mosso questo, trovano tutti e due occupati e vanno per forza dallo spaventapasseri. Per forza. È così, se non è così non c'è altro modo. È così. Andate dritti, uccellini, andate dritti adesso. Là non si può. Easy, bro! E anche il terzo è andato. A questo punto io però credo che chiuderò la puntata dopo questo scontro. E ne registrerò subito un'altra. Perché dopo mi si viene a creare veramente un episodio troppo lungo. Perché dovrei fare anche il livello dopo, che è il Carillon, che è un altro enigma. Un po' diverso, perché è pieno di ostacoli, insomma, devi risolvere. Non mi ricordo se
con delle rune o delle note, insomma, devi fare qualcosa di strano. Quindi anche là ci vorrà un po'. Se mi vengono dei file troppo grandi, poi coi tagli è un casino. Perché ovviamente Castlevania è un gioco che va trattato, che io sto trattando in un certo modo, quindi mi dispiace fare i tagli. Perché credo che chi lo stia guardando, insomma, lo apprezzi anche per questo, che è tutto naturale, è tutto spontaneo, capito? Non mi sono preparato niente per la puntata di oggi. In realtà ho deciso di registrarla con la webcam semplicemente per il fatto del microfono, che è tutto il supporto nuovo che mi è arrivato, l'antivento, l'antipop, insomma. Credo che piano piano arriveremo a una buona qualità. Anche se adesso credo che stiamo a buon punto, insomma. Insomma, i video si vedono bene. L'audio, ecco. Sto apportando queste ultime modifiche per migliorarlo ulteriormente. Spero che si sia migliorato. Non riesco mai a evitare questa qua. Questo spaventapasseri mi ha cominciato veramente a stare sui nervi. Ahia, perché? Devi morire! Ah, non muore se non... Stavo lì, schiacciavo, non moriva! Di solito quando fanno quella cosa lì sulla soglia della morte, invece questo per forza l'ha presa. D'accordo. E anche la terza chiave è nostra. Con tutti i tagli faremo una puntata da forse 25 minuti, non lo so, forse qualcosa di meno. Comunque, signori, abbiamo preso le tre chiavi, quindi torneremo subito da Baba Yaga. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Passate anche sulla pagina di Facebook. Da Ciccio Sao è tutto. Ciao cari. Good. Now, Baba, put you inside the box. What? Close your eyes, or spell will blind you. Septum contra bestias fabulae!